Sì, oggi siamo in compagnia di Simone, ma soprattutto con gli M Style, perché dopo la pausa estiva che ci siamo presi, loro sono andati in vacanza, io sono andato a farmi i cavoli miei, no, sto scherzando. Riprendiamo con l'idea che ci eravamo proposti in precedenza, cioè dopo ore e ore di idee scartate abbiamo deciso di fare una pseudo Nuzlocke challenge che uscirà sul mio canale, nel senso questo video uscirà sul mio canale, il prossimo invece uscirà su quello degli M Style, dove qui cattureremo dei Pokémon, io su una versione di bianco, voi, avete anche voi bianco o avete nero? Bianco come te. Ok, abbiamo tutti e due bianco, però sono due versioni randomizzate in momenti diversi, giusto? Sì. Quindi gli starter sono diversi. Completamente diversi. Ok, esatto. E con i primi 6 Pokémon che troveremo, 5 in realtà perché lo starter è il primo, andremo a fare un team competitivo per Showdown. Che faremo poi, questo video uscirà poi sul loro canale, quindi non perdetevelo, mi raccomando, link in descrizione, come sempre. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Algisius. Ci avete probabilmente riconosciuto se avete visto il precedente video su Pokémon Showdown. Noi siamo gli M Style, un canale che tratta per l'appunto di Nintendo prevalentemente. Oggi, come appunto detto, il canale di Ultimate Gamers, portiamo un video abbastanza particolare. Infatti questa non è una vera randomizer, ma semplicemente un modo per scegliere i Pokémon che poi si sfideranno in una lotta ponderata su Pokémon Showdown. E quindi uniremo la parte ignorante con la parte più tecnica e competitiva e ne vedremo delle belle. Sottolineo la parte. Bene ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con questo video. Tra l'altro la intro bellissima. Sì, Pokémon Bianco. Pokémon Bianco, uno dei giochi miei preferiti tra l'altro. Tutto rispetto. Avete già iniziato voi? Siamo a Zekrom! C'è Zekrom. Cruscino bianca, ciao tizio! Zekrom perucino. Zekrom, nuovo gioco! Ciao! Ed ecco la professoressa Aralia. Buongiorno! Ciao! Meno male che si può skippare un po'. Sì, molto poco. Sì, ecco, ragazzi, la domanda più inutile del mondo. Ma ovviamente ragazza. Okay. Voi mettete ragazza? Sì, beh, sì, sì. Allora noi ragazzi, dai. Sono ragazzi. E come vi chiamo? Chiamati Ugo? No. Ugo no. Gianfranca. Gianfranca. N Style. Facciamo. Rosso. N. Citazione è uno dei migliori protagonisti. Personaggi. No, in realtà è una citazione a mio amico, ma va bene. A Rosso, giusto? Sì. Che bel nome! Un saluto intanto a Rosso, ciao Rosso. Ciao Rosso, che stai guardando il video. Sono i nostri cuori. Comor e Bell, eccoli. Esatto, siamo anche noi. Abbiatene cura, a Rosso. Ok ragazzi, eccoci qua per la scelta dello staff. Apro il banco con la letterina che manca. I biglietti degli auguri che non li ha mai letti nessuno. Ok, Parfait. Attenzione, Giovanni, e attenzione l'ultimo allora qua non c'è scelta. Beh, qua non c'è scelta ovviamente. Ovviamente parte, no. Dispiace per Lupanni che aveva una maglia che abbiamo potuto sfruttare nella lotta di Ciodama, ma noi vediamo. Prendo Arco. Noi punteremo su Arco. O Cinchou. Meglio. Prendiamo Arco. No! Meglio! E adesso sai cosa ci capita? Siamo contro Cinchou come minimo. E ha pistolato Cinchou. E noi in questo quadratino d'erba cattureremo Rayquaza. Quindi via con il primo Pokémon. Ok. Attenzione, non è un leggendario. Primo Pokémon. Bella. Ok, accontentiamoci. Lapras. Ok. La... Entai. Sì, è perché... Chiamiamolo Entai proprio. Entai, proprio. Entai però... Entai. No, come Entai per renderlo più simile a un Pokémon. Entai. Mi vergogno di me. Entai. Sì. Allora, Lapras... Oh, io vorrei fare un riferimento a Misteri d'Angelo, però.
Traghetto? Traghetto! Traghetto! No, era il vascello, no, non era il vascello, come Leone non trovo. Traghetto? No, se no che nome... Lapras, che cosa possiamo chiamare? Concordia o Titanic? Titanic! Come buon auspicio! No, traghetto, dai! Mio Dio! Mio Dio, tanta roba! Contentissimo, è anche... Non sarà il massimo per le statistiche, no, però mi piace un botto l'arco. Ok, sì, l'arco che facciamo? Pokéball? O Pokéball? Vai, vai. Se fallisce, diciamo il soprannome a voce e lo metteremo su Showdown. Quindi nessun problema. Uno, due, tre, dai. Sì. Sì. Ma è vegetario! È vegetario! È uno spadaccio Virizion! Virizion! E adesso si salva lo stato. Esatto. Ok. Virizion. Guardiamo se il catch rate è al massimo. Guardiamo se il catch rate è al massimo. Non farlo. Lo fa. Uno? No, non è al massimo il catch rate. E quindi che si fa? E noi abbiamo Virizio ancora davanti. Noi abbiamo Virizio nel presente, la miseria, che dobbiamo tirare giù per catturare quest'uomo. Vabbè. Ok, prendiamo. Potevi mettere lo spazio, lo sai? Cheat da internet. Quindi io metterei lo spazio. Se prendessimo dei cheat, uno con le master. E lo spazio dove si mette? Spazio. La scritta spazio. Ok, spazio. Ho cancellato lei. Tony. Non ci sta, ma io non so solo SPA e RK. Però anche mio questo. Quindi no, ci sta. SPA RK. Non si fa, ok. Giusto, ma chi te la faccia? Ok. Virizion, come lo chiamiamo? Virizion Aramis. Perché Aramis! No, dai, Aramis. No, Aramis è perché è quello che di dubbia. Aramis! Aramis con quanto adesso? 2. Ok. O anche 3, dipende da come ci gira. Traghetto. Vediamo il prossimo. E Arche. Spiritomb! Spiritomb che non ha debolezze in questa zona. Attenzione. Come lo chiamiamo? Questo come lo chiamo Spiritomb? Spiritomb. Arche. Aspettate, alla fine era Arche, scusa. Arche, scusa. Oh, non male, è un full evolved comunque, il Caracosta non avrà un'eccezionale difesa, però è in difesa. La bastoviglie. Perché? Guardalo! Se mai la batteria. Hai ragione, però non volevo dire quello. La prendo. Spiriton. Camilla. No, troppo banale. Roccianima. Troppo banale. Buried Alive. Aspetta, Spiritomb. Sì, dai, Buried Alive. Buried Alive, vai. Citazione. Siamo a 4, gli ultimi due. Ultimi due. Swallow. Oddio, Cloyster che ha skill link. Attenzione, che ha skill non, link. Non è male. Cloyster, come lo chiamiamo? Immagina. No! L'attacca! Perché? Che su quelle che si attaccano gli scogli. L'attacca! L'attacca! Avrebbe urlato, Wotan! No! Sì! Lo spazio! No! Sì! Sì! Cioè tu non metti lo spazio dopo il punto in gioco così, no? È una breve spiona proprio! Perché? Ok, così bene, 3 contro 1. Ok, si alterna con Tangela. Ok, però dai, se lo troviamo ci porterà una gioia finalmente. Se tipo la tagliamo e diciamo che non lo dobbiamo incontrare. No, scherzavo. Sai come si scrive? Sì. Ah, ecco. Facciamo lo scriversi con la slam. Proprio chi? Abbiamo trovato Shackle. Abbiamo trovato Shackle. Beh, sai che tutto sommato. Non è tutto sto malacosa, eh. Ci abbiamo il cancro di Shackle, Skill Link on Cloyster, Spiritomb che non ha debolezze. Che Yan Mega acceleratore! E staffetta!
Yam mega! Mi pare che possa imparare staffetta, eh! Tubercolosi, perché è una malattia, chef. Tubercolosi, ok. Ok, Maverick, vada per il Yam mega. Vabbè ragazzi, la Nuzlocke la terminiamo qua, abbiamo raccolto tutti i 6 Pokémon, cioè i 5 più lo starter entrambi, è successo un casino in mezzo, non vi stiamo a spiegare, cosa è comparso rosso, ne è sparito uno da loro e basta. Allora ragazzi, vi aspettiamo domani, cioè sabato, giusto? Esatto. Sul canale degli N-Style che trovate in descrizione, quindi per me diciamo che si potrebbe concludere qua, lascio a loro la parola per finire. Molto bene ragazzi, ne vedrete veramente delle belle sulla sfida che si terrà appunto sul nostro canale su Pokémon Showdown. Useremo i Pokémon che abbiamo appena catturato con dei soprannomi che gli abbiamo dato, che alcuni dei quali sono veramente imbarazzanti. E vedremo quello che verrà fuori, sarà un mix di ignoranza e allo stesso tempo di competitivo, strategia. Di strategia, e quindi beh. Raffazzonata su così. Mi fa, ragazzi. Tra l'altro, l'altro tipo è andato già a preparare la strategia, sì, perché sì, non si perde nessun minuto, cioè tutto deve essere pronto e quindi niente. Vi aspettiamo sul nostro canale, quindi e beh, ringraziamo ancora Gisius per averci fatto comparire nel suo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ciao anche da noi. Mi è piaciuto il saluto fascista.